L'ispettore ha chiesto direttamente a lei dove fosse l'organo reciso di questo uomo, che era 3 giorni che andava in giro col c***o dentro il kimono. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video, come potrete immaginare, a pubblicità limitata. Comunque ne parleremo in questo video. Prima di iniziare col video di oggi, volevo dirvi che non penso uscirà più la seconda parte del video in cui vi mostravo tutte le falsità che sono state dette da un utente, su di me. Sarebbe stato divertente perché c'era tutta la presentazione in PowerPoint in cui vi facevo vedere su una timeline e tutte le stupidate che sono state dette su di me, però sinceramente non ce n'ho bisogno. Io ho fatto solo quel video per mostrarvi la persona che sono, la trasparenza che ho sempre avuto nei vostri confronti e soprattutto per far notare a una persona che comunque mi segue quanto io sono stato onesto in tutta questa questione. Sono riuscito a far cambiare idea a questa persona e a me basta, però questo era per dimostrarvi quanto per me ognuno di voi che mi segue è importante, quanto lo rispetti e quanto lo ascolto. Io credo che ormai siano riuscito comunque nel mio piccolo a contribuire a rendere giustizia a una ragazza che è stata ingiustamente accusata e derisa, e inoltre sono riuscito anche a ripulire il mio nome dalle falsità che sono state dette nei miei confronti. E le uniche persone che ci guadagnerebbero alla pubblicazione di un video di 46 minuti dove smentivo e facevo vedere l'ipocrisia di un utente nei miei confronti sarebbero persone che odiano questo utente, e sinceramente il mio non è un canale per fare dissing, non lo è mai stato e mai lo sarà, quindi per me la questione è conclusa. Ovviamente se usciranno delle nuove falsità sul mio conto e sentirò la necessità di difendermi, può essere che lo possa fare, ma solo in quel caso. Ultima cosa, ci sono state delle persone che mi hanno segnalato dei nuovi tweet che quest'utente avrebbe fatto su di me, ma non credo che si riferiscano a me perché si parla di canali morenti. Il mio canale non è che mai è andato chissà che bene, però non è che aver iniziato a parlare di questa cosa abbia migliorato, diciamo, le analitiche del canale. Non mi è sembrato, come potete vedere, proprio dai dati che vi propongo qui. E inoltre non sono mai stato una persona che gli mancassero argomenti di cui trattare, anzi io ho tantissime cose che vorrei condividere con voi e spero di poterlo fare attraverso i miei video. Ovviamente mi rendo conto che parlando di Giappone e Corea sono degli argomenti magari che non interessano a tutti, anche il modo in cui lo faccio in modo molto serio, so che magari non sono argomenti che interessano alle masse come non lo so quanto sono lunghi i piedi della Ferragni, però vabbè, questa è una battuta, però mi avete capito. Infine volevo dirvi che questo video che vedrete oggi in cui parlo di un'assassina, che in realtà avevo già trattato precedentemente in un altro video, l'avevo registrato prima ancora che tutto questo dramma iniziasse, prima ancora che sapessi che questo utente aveva anche un canale che si occupava di true crime. Quindi ragazzi, se magari qualcuno vuole tirare fuori questo discorso, vi posso già sfatare la cosa. E inoltre, tranquilli, mi rendo conto che magari non lo faccio così bene come altri utenti e sono sicuro che altri utenti ne sono consci. Mamma mia, la modestia. Basta con questa storia e iniziamo con il video. In realtà ne avevo già parlato di questa donna, Sadabe, in un video precedente, però vorrei un pochino riaffrontare la questione perché non vi ho parlato di un'usanza molto interessante che c'era in Giappone in periodi un po' più antichi, che era l'usanza del yobai, una specie di avventura della sera. Praticamente degli uomini andavano nelle case di donne non sposate nel cuore della notte e chiedevano alle donzelle se volessero trombare o meno, e se dicevano di sì, avrebbero trombato e poi la mattina dopo se ne sarebbero andati. Comunque vorrei parlare di questo atteggiamento perché vorrei parlare sia di questo discorso degli yobai, ma anche di un altro killer che ha fatto questo massacro a Tsuyama. Lo racconterò perché c'entra con Sadabe, perché lui era una specie di fan di questa prostituta che ha tagliato il cazzo al suo amante. Comunque, non voglio fare il video troppo lungo, però vorrei analizzare un pochino tutta la questione, parlare appunto di questa assassina Sadabe. Sadabe era la settima di 8 figli, è nata nel quartiere di Kanda, era la pargola preferita dalla madre e fu incoraggiata a prendere delle lezioni di canto e imparare a suonare lo shamisen, un'attività che all'epoca era associata per lo più con le geishe. La figura della geisha all'epoca era considerata come una specie di celebrità, che affascinarono molto Abe e la spinsero a provare a diventare una diva.
esse. Nel corso della sua vita è stata anche violentata all'età di 15 anni e poi in seguito è stata venduta a una casa di geisha di Yokohama. Ha provato più volte a fare la geisha, però sapete, il mondo della geisha è un pochino una gerarchia sociale tipo medioevo, quindi se tu sei l'ultima arrivata conti come l'ultima ruota del carro, quindi per poter arrivare a un certo livello devi fare un sacco di gavetta. Però Abe non era molto interessata a fare la gavetta, quindi invece di fare la geisha ha preferito passare a fare la prostituta e si è trovata subito bene, almeno questo è quello che ha detto lei in un'intervista. E appunto è entrata nel giro della prostituzione nel quartiere di Tobita di Osaka e è stata tuttavia più volte accusata di aver derubato i clienti. Ha cercato di lasciare il posto in cui lavorava, perché comunque sapete, voi se entravate nel mondo della prostituzione una volta, voi non è che potevate entrare in questo mondo, uscirne e andare in un altro, magari giro di prostituzione, se eravate in questo giro dovete rimanere in questo giro. Ha cercato di scappare, tuttavia poi ci è rifinita dentro praticamente in questo mondo. È tornata a Tokyo dopo la morte della madre. Nel 1934 è stata arrestata perché stava lavorando senza licenza. Tuttavia è stata liberata grazie a un uomo con cui Abe ha instaurato una bellissima relazione. Il rapporto tuttavia si è interrotto quando l'uomo ha rifiutato di sposarla. Nel 1936 ha iniziato a lavorare al locale di Ishida, dove ha iniziato a instaurare questa relazione con questo uomo che era una specie di Don Giovanni dell'epoca, che però era anche sposato. E hanno instaurato questa relazione, trombavano molto e stavano anche nel letto per giorni. Sapete, quando se ne vai via per il weekend e poi magari tornava tre giorni dopo che hanno trombato come ricci. C'è stato un periodo che però questo weekend si è protratto per ben 2 settimane e dopo queste 2 settimane appunto di sesso sfrenato, Abe ha cominciato a mostrare dei segni di squilibri. Praticamente sosteneva che grazie a questo Ishida aveva conosciuto che cos'era il vero amore e era veramente gelosa che questo uomo appartenesse a un'altra donna. Così ha iniziato a pensare all'omicidio, voleva ucciderlo come una soluzione ai suoi problemi, in modo che così questo uomo non andasse più dalla moglie. Abe e Ishida comunque hanno continuato ad avere rapporti sessuali, c'è stato anche un momento in cui praticamente Ishida le ha anche messo il coltello sul cazzo dicendole che gliel'avrebbe tagliato, però non sembrava che questo avesse creato particolari problemi per la loro relazione, che continuò ad andare avanti per un certo periodo. Finché un bel giorno Sadabe non l'ha strozzato e uccidendolo, gli ha reciso il pene col coltello e se l'ha messo nel kimono e l'ha tenuto per qualche giorno. Dopo aver ucciso Ishida mi sono sentita completamente a mio agio, come se un pesante fardello mi fosse stato tolto dalle mie spalle, vedendo dentro di sé tutto più chiaro. Tra l'altro lei col sangue aveva anche scritto delle varie scritte, praticamente col sangue dell'uomo sul suo corpo e per la stanza, scrivendo tipo frasi come "noi due per sempre insieme", eccetera eccetera. Comunque lei, una volta che l'ha ammazzato, se n'è andata verso le 8 via dalla locanda dicendo al personale di non disturbarlo perché stava ancora dormendo. Abe ha pianificato il suicidio senza però riuscirci. La donna è stata catturata 3 giorni dopo dall'ispettore Ando, che andò appunto ad arrestare Sada. L'ispettore ha chiesto direttamente a lei dove fosse l'organo reciso di questo uomo e lei l'ha estratto dal kimono, quindi era 3 giorni che andava in giro col cazzo dentro il kimono. Praticamente Sada è stata accusata di omicidio e mutilazione e perversione sessuale. Lei accettò tutte le accuse, però era rimasta particolarmente incazzata del fatto che le fosse stato dato della hentai seiyokusha, perché lei ha detto che lei era solamente una ninfomane, ma non era una ninfomane perversa. È stata poi esaminata da uno psicologo che ha confermato che lei era solo una ninfomane. Non so come mai ci avesse questa fissa che non voleva passare per pervertita. È rimasta pochi anni in prigione, c'è stato un ammistizia per i festeggiamenti dei 2600 anni dall'ascesa al trono del primo imperatore Jimmu, quindi praticamente lei è uscita pochi anni dopo e nel 1940 è stata liberata. Uscita dal carcere, Sada cambiò nome, si sposò con un altro uomo che tuttavia, appena venuta a conoscenza dell'identità della donna, ha divorziato da lei. Tra l'altro lei è stata anche la protagonista di un'opera teatrale in cui lei interpretava se stessa. La vicenda di Sada Abe ha ispirato molti scrittori e registi giapponesi. Ci sono anche stati vari film che sono stati fatti su questa vicenda. Tra l'altro il film di Oshima, anche parte
partecipato al 29esimo Festival di Cannes ottenendo un grande successo. Era un mix tra un porno però un po' poetico. In ogni caso, quello di cui volevo parlare in questo video è di Mutsuo Toi. Mutsuo Toi era una persona che si era molto interessato al caso di Sadabe, soprattutto 2 anni dopo, ha praticamente fatto un omicidio che è entrato nella storia del Giappone, che sarebbe il massacro di Tsuyama. Non so se l'avete mai sentito, però era un massacro in cui questo uomo si è vendicato nella notte del 1936, il 21 maggio. Mutsuo Toi era un uomo di 21 anni che ha ucciso ben 30 persone, tra cui sua nonna, con un fucile, una katana e un'ascia, e ha ferito poi, tra l'altro, altre 3 persone prima di uccidersi. Toi ha tagliato la corrente nel villaggio durante la notte del 20 maggio, lasciando la comunità nell'oscurità. Poi all'1:30 del 21 maggio ha ucciso la sua nonna 76enne, decapitandola con un'ascia, si legò 2 torce alla testa, si aggirò per il villaggio entrando nelle case dei suoi vicini, uccidendo praticamente metà degli abitanti di questa comunità, e all'alba si suicidò sparandosi sul petto. Questo uomo praticamente è nato nella prefettura di Okayama, i suoi genitori erano molto benestanti, tuttavia sono morti di tubercolosi e quindi lui e sua sorella sono stati allevati dalla nonna. Praticava anche molto spesso quella pratica che vi ho detto all'inizio, che era quella degli yobai, e quindi di queste intrusioni notturne, che era questa usanza giapponese che praticavano i giovani uomini e donne non sposate, si intrufolavano nelle case delle donzelle e chiedevano se volessero trombare o meno. Era una pratica che era molto in voga, soprattutto all'inizio del periodo Meiji fino al XX secolo. Entravano silenziosamente nelle stanze di giovani donne non sposate, non per violentarle, ma esprimendo il loro desiderio sessuale. Se le donne avessero acconsentito, avrebbero dormito assieme, altrimenti se ne sarebbero andati lì sul momento. Ciao ciao. Era anche un modo per trovare marito. Quale modo migliore di trovare marito se non attraverso questa pratica? Tornando comunque a Mutsuo Toi, il motivo per cui lui ha deciso di commettere questo omicidio di massa è stato perché nel 1937 è stato diagnosticato la tubercolosi e le giovani donne del suo villaggio hanno iniziato a respingerlo. Siccome lui non era un uomo che prendeva molto bene i 2 di picche, evidentemente, ha deciso di vendicarsi in questo modo. Dovete sapere che comunque in quegli anni avere la tubercolosi era comunque innanzitutto una malattia fatale e incurabile, e aveva anche un grosso impatto a livello sociale, cioè se avevi la tubercolosi tutti volevano starti lontano. E lui praticamente si era offeso che le sue vittime di questo yobai, cioè poi chiamarle vittime no, perché non avrebbero dovuto acconsentire, praticamente erano diventate fredde e una volta che avevano saputo della sua malattia e hanno iniziato a disprezzarlo. Affermava che i vicini lo insultavano e lo trattavano male dopo che hanno scoperto della malattia. Per vendicarsi ha quindi deciso di entrare nelle loro case e ucciderli. Nella notte era rammaricato di non essere stato in grado di poter uccidere tutte le persone che avrebbe voluto, poiché ciò avrebbe portato all'uccisione di persone che considerava innocenti. Ha anche scritto che ha scelto di uccidere sua nonna perché non poteva sopportare di lasciarla vivere nella vergogna, stigma sociale che l'avrebbe associata comunque a essere la mamma di un assassino. Questo, tra l'altro, è un discorso un po' interessante che non mi va di affrontare in questo video perché è troppo impegnativo, però se qualcuno di voi conosce le Nihonjinron, che sono praticamente questi testi in cui venivano espresso il bello dell'essere giapponesi, di perché era un privilegio essere dei giapponesi, c'è proprio una grande distinzione che viene fatta tra l'Occidente e l'Oriente, all'epoca ovviamente, in cui veniva detto che comunque, sapete, le società occidentali sono molto più individualiste. Quindi voi, se fate qualcosa di sbagliato, voi sentirete il senso di colpa, mentre i giapponesi hanno più un senso di comunità. Se voi fate qualcosa di sbagliato, è più la vergogna di far vedere la vostra faccia in giro. Questa è un po' una distinzione interessante che, se volete, affronterò in un altro video, ragazzi. Comunque è un discorso abbastanza lungo e impegnativo. Se volete saperne di più, scrivetemelo nei commenti. Se volete altri video così, fatemelo sapere. E niente. Vi saluto, ciao!